Buon pomeriggio a tutti, benvenuti in live. Siamo tornati qui su Transport Fever 2 dopo tanto tempo. Eccoci qua. Dopo tanto tempo su Transport Fever. E vi mostro un po' quello che ho fatto in questo periodo. Allora, ho costruito un po', sono andato un po' avanti perché fuori dalla live vado gioco avanti. Cerco di farvi vedere tutto bene o male. Quando una volta che sono in live faccio vedere tutto. O bene o male, ecco, cerco di fare live quello che riesco. Ci ricordiamo che avevamo questa ferrovia circolare ad alta velocità in tutta la mappa. Gioco mi si è bloccato, che gioia. Ok. Ci ricordiamo che lagga, boh, bisogna di più RAM, praticamente sta consumando un sacco di RAM sto gioco. Abbiamo questa ferrovia circolare che è sempre piena, cioè proprio sempre piena, eh. Guarda, il treno è pieno, sempre. Pure gli autobus. Il treno va avanti qua. Vediamo. Poi c'è pure questo che è pieno. Questo arrivando questo treno qua, che è il collegamento. Poi non so se avete visto tutti, ma in pratica ho creato il collegamento da quella stazione ferrovia ad alta velocità alla città vicina con questo bel trenino qua. È una stazione abbastanza piccola perché tanto non c'è molta affluenza, poi i treni sono molto lampi, ci attende 36 posti, quindi meno male non c'è molta attesa. Infatti siete la stazione molto più piccola, infatti vedete fino a qua la stazione per il treno collegamento. Questo pezzo qua non c'è. 80-81 posti e poi parte. E qua arriva l'altra dell'altra città. Va giù e passa sotto il ponte qui. Arriva qui alla città, perché c'è un altro che sta arrivando con 25 persone. Arriva qui e c'è la stazione ferroviaria della città, piccolina, sono 160 metri, dove c'è anche un'altra linea ferroviaria, qua questa qui. Se la faccio vedere, che ho costruito nuova. Sul treno regionale, abbastanza piccolino. Ci sta giusto giusto dentro la stazione. Servizio passeggeri abbastanza utilizzato visto come treno. Aspetta la coincidenza. E parte. Sono 132 posti, ora ce ne sono 54 a bordo. È una composizione fatta da due treni uniti. Ah, abbastanza comodo questo, dai. Arriva qua, parte di qua, arriva fin quassù, qui c'è un altro treno. Arriva qui, qui fa, entra dentro la stazione e poi torna indietro il treno. Poi torna indietro, arriva qua, entra in stazione. E poi va dritto di qua, arriva qua giù, si ferma che c'è per i lavoratori qui. Poi va arriva qui all'altra città. Qua c'è un altro treno che passa. Un
faccio passare veramente vicino alle case, che voglio che poi dopo le case inglobino la ferrovia, che è molto più bello come real in pratica, cioè la stazione non è più isolata, vuota, non c'è nulla, è dentro la città. Così va qui, c'è una stazione ferroviaria, sempre piccolina, poi prosegue, eccolo qua. Entra nella stazione merci, dove c'è questa qua, dove sono le merci di ferro, che è molto utilizzato. Infatti anche su qui si riempie sempre come treno. Passa in transito in questa stazione qui. Prosegue dritto, entra qui e si unisce alla linea ferroviaria dove sono i merci. Entra qua dentro, dove ci sono le ferrovie dei merci, però segue dritto, passa vicino alla stazione del carbone qua. È un po' mischiato nel traffico con tutti i merci e praticamente non si va bene neanche fermare tanto. Questo è pieno sempre, anche questa qua del carbone. Ora c'è l'autosalvataggio. Sempre pieno questo qua, arriva qui e poi qua c'è un po' il interscalo merci, anche qua ce n'è uno. Porta carbone, un sacco di carbone, ma ce n'è sempre vuoto qua. Porca miseria. Su, va però, va la velocità che va. Mi sa che sostituirò questa con quella del carbone, quella che fa carbone. Industria che va, ma queste cosa fanno? Boh. Quella che fa carbone, eccola qua. Ecco qua. Perfetto. Carbone, ora facciamo. Per avere un po' più di carbone qua, se no diventa troppo poco troppo ferro, cioè il ferro arriva da qui. Da qui che ne fanno un sacco. E infatti qui il treno non ce la fa più a reggere il colpo. E guardate, la merci 14, vediamo qui arriva. La stazione quanto è grande? 240 metri, il treno è grande. Il treno è lungo 178, potremmo mettere un'altra. Altre 190, 202, oddio no, 202, 202, così dovrebbe andare bene, ecco. Questo qua è sempre pieno, però qui non ci sta più, è il massimo che posso fare questo. Porto. Cos'è che porto? Porto Stahl. Vediamo se mostro qualcos'altro che porta Stahl. Magari ho installato nuovi rimorchi qua, nuovi carichi. Stahl è questo, no? Vabbè,
sì. Qua porto queste qua, stanno. Esatto. Si portano quanti pezzi? 24. Io ho installato questi nuovi morchi, sono grossi. Però stall non lo porto da nessuna parte. Teleporto qua, capacità di 15, e questo quanto portava? 24, minchia, poco. No, non riesco a trovare cariche che portino tanta roba. Questo ha portato 36, questa te, guarda che non mi porta stalla, mi porta quella roba là. Vabbè, niente, al massimo posso fare, al massimo posso aggiungere un treno. Posso clonarne uno. No, dove cazzo lo tira fuori? Da quassù. Sì, vabbè, mi arriva qui diritto, vabbè. E poi c'è il passeggeri che arriva fin qua su, oltre i passeggeri comunque, in questa stazione qua. Questo sta producendo ora? Maronna, ora quanta roba. 592 pezzi. Sto treno non ce la fa più, sto treno qua. E poi il massimo che posso darle questo, 240 metri, è il massimo. Perché altrimenti dovrei aumentare il binario qua. Beh, potrei anche aumentarlo in qua. Adesso provo a fare una cosa, una pazzia, provo a fare. Platform. Provo a aumentare i binari e la lunghezza proprio del binario. Ma che faccio adesso, eh? Ci vorrei capire quanto sono grandi sti cosi, cioè quanti metri sono. Allora, 80 metri. Ah,
Allora, io penso che tipo un metro sia... Cioè un blocco sono 40 metri, mi sa. Vediamo. Provo a farne fa, faccio una prova. Un blocco sono 40 metri, sì, ok, perfetto. Quindi sono... Oddio. Quanti blocchi sono? Uno, due... Sono ora. Uno. Sono uno. Uno, due, tre, quattro... Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci... 11 blocchi da 40 metri. Cioè, quindi sono... Madonna mia. 11 per 40 sono 440 metri. Mortacci. Infatti vediamo 320 metri. Ci arriva fino a... A lì, vicino a poco prima della roccia, 320. Sì. 400 metri di stazione, cioè dai. Qua giù invece devo ancora farlo. Devo mettere pausa, devo mettere qua, perché devo demolire tutta sta parte qui. Configurare platform. Uno, allora vediamo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Glaze. Così bella sta cosa che puoi modificare la grandezza dei binari. Tanto altrimenti più di 120 km non va, quindi... Perfetto. Le linee vanno tutte, ottimo. Perfetto, così 400 metri di treno vanno anche bene. Oddio, lag. Cos'è che è questa la cargo, no? Ne metto un'altra a fianco.
È un bel po' lungo questo treno, eh. Ora porta 540 pezzi alla volta. E qua c'è un po' un problema, eh. Devo configurare pure questo. Due carri in più. No. Perfetto, qua si sta già riempiendo tanto. Che magari sono un po' troppi questi tutti questi carri, questa cosa qua. Vediamo un po'. Finalmente si svuoterà la stazione una volta per tutte. Quanti chili pesa sto treno? Pesa 1346 tonnellate. Quanti secondi c'è il totale? Ecco qua, ogni 4 minuti. Allora, ogni 4 minuti.
essere una sacca di carbone, viva. Quando ce ne stanno qua? Vabbè, un treno intero ce n'è ora. Conviene che... Non deve mai svuotarsi questa stazione, sennò il treno inizia ad avere problemi. Non deve mai, mai, il treno deve sempre viaggiare pieno, mai viaggiare vuoto. Piuttosto aspetta un po' di merce e si accumula che essere tutto vuoto, sennò poi inizia a calare le cose qui. Ci starà qua dentro. Vabbè, andiamo avanti. Poi, collegando sempre, collegamenti, parlando sempre di collegamenti, qua, l'ho già fatto vedere tutto qui e poi là. Prossima, anche qui un collegamento fatto, da qua. Qua c'è il treno, vedete. Questo è un po' più piccolino, un po' meno capiente, 90 posti, ma tanto non si riempie mai. Quando si riempirà vedrò, in tal caso cambierò. Ho fatto un po' zigzag, qua un po' tipo vecchia linea. E arriva proprio qua. Due treni in circolazione, proprio uno parallelo là, uno opposto all'altro. E poi ho intenzione di prolungare, fare una linea ferroviaria, tipo passa di qua, così. Ok, poi un altro collegamento l'ho fatto qua giù. Sempre con la linea ferroviaria, col treno. Da qua. Eccolo qua, il treno sta proprio arrivando ora. Arriva dal tunnel, da in alto, arriva e poi scende qui. Sempre un treno ad alta capienza, ho messo un treno ad alta capienza perché
Qui la stazione ferroviaria, infatti, è qui giù, lontana. Vedete che finisce qui. E qua c'è già la curva per salire. Passa sopra e poi va qua. E poi arriva qui giù. Sempre stazioni piccoline, 12 cittadelle un po' più con stazioni un po' più piccole, treni un po' più piccoli. Così diventa proprio bello dover controllare anche proprio i treni piccoli. Poi prossima stazione è questa qua. Anche qui ho fatto un collegamento ferroviario un po' diverso. Qui ho fatto così, un po' piccolo piccolo qua giù. Biarritz morto, oppure un'altra più piccola qua, la stazione, vedete proprio. La stazione o è qui o è qui. E qui, infatti qua c'è un collegamento con vecchi treni italiani, con le ALN 663 a diesel con le marce. Un'auto, sono le porte a libero, guardate che bello. Tac. Caricano le persone, chiudo le porte, senti le marce. Cambia marcia. Andiamo qua, cambiato marcia. Piccolino, con le stazioni piccoline, così ho fatto. Invalizzando la città, una qua. Qua c'è abbassato il livello. Qua proprio giusto giusto qualcosa di semplice ho fatto e che arriva fin qua giù, poi dopo finisce e poi basta. Poi dopo ho aumentato un po' di treni sulla principale qua, sulla stradina qui l'ho aumentati un po'. La città qua sta diventando immensa e lagga tipo tantissimo per arrivare qua. Lagga tantissimo il gioco, lagga per essere qua. Non si riesce a giocare in questa zona praticamente più, cioè si riesce bene però bisogna avvicinarsi lentamente, poi una volta arrivati in città ci si riesce a muovere. Qua abbiamo la merci sempre molto. Una cosa in più prendiamo. Qua c'è sempre la linea, diciamo, il treno metropolitano, il treno in superficie, regionale superficie, però viene usato molto poco questo qua. Ad aprire la linea ferroviaria che è fatta per proprio come circolare della città, però viene usata molto poco perché essendo in superficie così può un po' circolare, un po' all'esterno, un po' usata. Vedete che la città si espansa un po' poco. Di qua si è espansa un bel po', però comunque lo prendono in pochi. Prendono più tutti questi qua. Qua c'è un po' più di gente, vedete, si è espansa bene un po' la città, però non tanto. Più che altro tutti sono collegati da qua, mamma mia, non è stata questa. Ah no, qua c'è il tunnel. Arriva qua, poi prosegue avanti, abbiamo fatto in modo che prosegue fino a qui, che c'è un'altra stazione. Qui ce n'è un'altra, e poi arriviamo qua giù, che c'è il termine, che c'è pure gente. La città si è espansa veramente tanto, dal punto che ho dovuto espandere pure la metropolitana, il treno regionale qua. Invece la metropolitana, il tram è usato qua in centro città, da qua fino a qua. E la metropolitana sospesa pure.
c'è gente qua che aspetta. Qua c'è neanche, qua no, lì. Era qua che salgono, no, le persone, sì. Lag estremo, ovvio. Era qua che salgono le persone, sì, le scale. Qui stava molto bene, diciamo, il traffico per i treni sono pieni, 74 persone, 26, c'è gente che aspetta, dai. Questi che funzionano, vedete? Però il problema è appunto un altro. Qui c'è la sospesa, però il punto, il problema è che oltre alla metropolitana sospesa ci sta pure il treno regionale, questo qua, l'RV, il regionale veloce, che uno è sempre pieno, proprio incredibile, sempre pieno, e l'aspettano tantissimo. E io non so che fare, cioè, l'unico percorso utilizzabile è questo. Ma se trovo vista anche questo qua sempre, no dai. L'unico percorso utilizzabile è questo, cioè. Da qua è sempre pieno, sempre. Non ci stanno più persone, 115 persone non bastano. Ho aggiunto un treno in più, se guardate. C'è un treno in più addirittura. Li ho pure sostituiti per rendere un po' più bello perché stava entrando tutto vecchio, orribile. Ma raga, non bastano i treni, ragazzi. Si forma il traffico qua. Qua è vuoto, ma arriva la tratta più piena è questa qua, cioè, incredibile. La tratta più utilizzata di questo treno qua. Sì, è tra l'altro salvataggio, il lag della città che è troppo. C'è troppe case, troppo movimento, ovvio, veramente. Adesso bisogna giocare col stop, col gioco fermo, bisogna giocare. Qua abbiamo tantissima gente che aspetta la V. Ora, la zona più usata è questo pezzo qua. Ci sono più richieste che mai. A questo punto ci faccio il tram che verrà qua, così risolvo un po' il problema. Allivia un po' il traffico almeno. Sì, anche se il gioco è fermato, cazzo, però cioè, ci vuole ora che carica, eh. Perfetto. Ok. Ho tolto a bar un attimo. Ora il tram direi che lo facciamo arrivare magari sempre qui. Magari però facciamo proprio fermare una fermata apposita. Tipo. O qua davanti alla stazione così. Poi facciamo già un giro di qua, un giro di qua. E poi magari facciamo passare qui che c'è, che ci sono dei palazzi belli alti. Qui e poi qui giù mettiamo la. Mettiamo questa. Già, già.
Beh, facciamo due così, ci sta così, wow. Perfetto, così. Ci sta tantissimo. Poi mettiamo Strassen, mettiamo i... No, così, mettiamo i binari qui. Però, ora che ci penso, mi conviene farla 2-2. Però dovrebbe distruggere tutto questo. Oddio. Perché bisogna sempre fare così? No, meglio fare così, lasciare così. Tac, tac, qua ci sono i binari. Vabbè, lasciamo così a sto punto. Arrivati qua, facciamo un collegamento fino a qui. Va giù il binario, si possono mettere. Ci sta? Così? Mettiamo i binari qui. Perfetto. E poi possiamo girare qualche parte qua giù. Facciamo entrare qua davanti all'aeroporto. Cioè magari andare qui giù. E poi lo facciamo girare qua giù il tram magari. Madonna, che salita qua. E qui invece dobbiamo sistemare qua. Ora dobbiamo metterci i binari sotto. Ok, perfetto. Facciamo passare di qua. Riuscirò a fare questo. Dai.
Che cazzo, non vuoi strada solo. Vabbè, ora posso anche rifare ripartire tutto. Magari dove si può. Ecco qua, scusate, ero un attimo. Ho un attimo un'urgenza qui. Che bello, dove abito io sono 33 gradi. Fa leggermente caldo. Almeno io c'ho il 23 sparato contro. Oddio no, questo ho sbagliato. Qui mi hanno messo questo. La città. Quindi possono costruirci intorno. Va bene, poi mettiamo le fermate. Mettiamo una qua. Una qua. Qui tutto. Ma mettiamo una qua. Qui tutto pulito. Mettiamo una qua giù, l'ultima, vicino al parcheggio. Qua giù. E poi qua c'è questa. Quindi creiamo la linea. Tac. Tac. Qui. No. Andiamo dritti di qua. Bene. Qua. 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 Qua, 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 torniamo indietro, guarda quante fermate. Qui diamo un po' di sollievo col treno lì che è sempre troppo pieno sempre. Tram, aereo, porto. Aeroporto quale questo? Aeroporto di Billingshof. Troviamo aeroporto V. La città è Hollerich. Ma non ho adesso un deposito per. Ho messo tutto e di più tranne un deposito per tram, Dio mio qua.
Deposito per tram. Questo è l'unico, mi sa, eh. Sì, vabbè, lo mettiamo qua giù. Mettiamo un bel tram abbastanza grande perché sarà una linea abbastanza frequentata. Opterei per un figlio di un bus. Wow. Opterei per questo. Otto. Bella lunga. Ok, perfetto. È bella fermata qua dentro, che parte, boh. Ci vengono 4 posti, minchia. Magari si svuota un po' il treno, ecco. Cioè, speriamo. C'è il deposito degli autobus. E poi direi che potremmo anche fare una quarta strada che collega qua. Così concludiamo almeno un pezzo e poi possiamo fare. Madonna mia, quanti sono? 362. Madonna. Guarda qua, è pieno di gente, sarà tanto. Che traffico poi qua, 132, 132 qua il treno. Madonna, quanta gente che c'è qua. Poi mettiamo l'autobus navetta. Si fa tutte le fermate. Arriva qua, guarda tutte le fermate, l'auto sulla vetta. Qua, laggiù. Qui, Strassen.
Così facciamo una piccola linea circolare di Nautilus navetta che parte da qua, esce. Succede qua col tram? Oh, che succede qui? Che succede? Le persone non capiscono che venne qua. Madonna, quanta gente che ha un creato assembramenti, mannaggia. Parlo almeno un centinaio di persone. Uno che viene col tram. Oh. Quello che viene col tram. Buoni, buoni, bravi, bravi. Ma questi dove sono usciti? Ma qua, non ho pagato, mamma mia, neanche un deposito per autobus.
Solitamente queste preferenze hanno una precedenza, infatti è qui. Si riempie il treno. Pieno. Vabbè, ci mettiamo questo, guarda. Mettiamo questo qua allora come deposito per autobus. Mettiamo la navetta, che saranno dei piccoli sprinter, questi piccolini autobus qua, i furgoncini. Adesso abbiamo questo tipo qua, mamma mia, questo qui verde, lo mettiamo 4. Bus aeroporto B01. Questa è la prima navetta, poi dobbiamo fare un'altra navetta che va di qua. Qui. Ora poi mettiamo qui. Un giro qui intorno. Bus aeroporto B02. Anche qui ci mettiamo uno sprinter, però così ora. Cioè 4, no, se mettiamo 3. 3. Via. Tutti invece mettiamo sul 2. Perfetto. E poi possiamo fare anche una linea di autobus che parte da lì e va qua fino all'autostazione. Che lag, mamma mia. Ma sto mio è sempre più grande, me lo vedo io, infatti. 719, ma 1500 persone stiamo portando. La linea che mi fattura più di tutte, secondo me, questa. Mi sta fatturando più di tutti, poi c'è, cioè, per Eintrag, cioè, infatti la V 58 milioni di 68 milioni di euro, dollari,
42 milioni, c'è il merci 8, eccola lì che... Poi c'è l'aereo, poi l'aereo. Merci questo qua. Questi tutti i merci fatturano poi anche l'Intercity, fatturano un sacco. Passeggeri proprio un cazzo, cioè. I treni passeggeri sono proprio una perdita, cioè incredibile. Quando dicono anche Arrival che trasporto ferroviario passeggeri più una perdita che mai quello normale. C'è cioè, treno regionale, ecco questo qua, treno regionale, Orderreich. Questo qua è il mio fattura un bel po'. Tutti gli altri sono quasi una perdita. Guarda qua, questa è una perdita. Invece quello mi fattura di meno. Invece qual è? Non mi fa perdere più soldi. E questo treno qua, mamma mia, dov'è che... Quanti sono? Un treno solo, un collegamento? Mamma mia. Quanti soldi ho, come mi fa perdere questo? 14 milioni di dollari costa questo treno qua. E poi questo treno regionale che c'è qui, io mi uso un sacco di... Tre treni qua, mamma mia. 65 su 600, veramente pochissimo utilizzato a linea convenzionale. E poi sul... Madonna mia, sulle ferrovie proprio zero, un cazzo facendo. I merci fatturano regionale, l'unico questo qua. Ma che cos'è questo? Volevo sapere dov'è questo, non mi ricordo più. Mi fa fatturare così tanto. Olderreich, ah, quello lì, Olderreich. Mamma mia. Ma manco il primo, il treno regionale, sto qua neanche. È anche bello pieno, però 1 milione, minchia. Tantissimo. Questa AV però è cioè, incredibile che mi fa fatturare in continuazione un sacco di soldi, ma i treni non si vedono, cioè allora qua, allora si muove. Si muove. Si muove. 92. Si muove. Questo si muove. Oh, eppure sono tutti in movimento e non... Questo. Qua che sta succedendo, dai. Si è bloccato. Oh, là. Questo funziona. 110, 111. Questo va. Bel movimento. Questo pure in movimento. Questo anche. Questo pure. Ma oh, questo no, aspetta, come mai? Ah, vabbè, sta entrando in stazione. Sta entrando. 114, 115, va. Ma tutti i treni si muovono eppure c'è sempre attesa, incredibile, ma che devo mettere tanti treni. Altri treni, via. Giù. Bello che questo qui è un giro 1, qua non tiene nessuno, niente, 131 solo posti, è incredibile. L'Italo 115 posti, niente, ma anche meno. Ho generato uno ad alta velocità. 162, 223. E questo qua dovrei comprare, vai. Due di questi, cioè, non so dire, due di questi. Via, AV. Ciao Toto!
Cioè, questo qua non tiene un cacchio di niente, ha 131 posti. Qua solitamente si svuota, sì. Cioè, qui si svuota per uscire dalla stazione, cioè, è incredibile. C'è un puttanaio quando esce dalla stazione, è incredibile. Ok, termina tutti occupati. Ma la gente usa gli autobus queste. Ottimo, tanta gente. Oddio. Sto avendo un crash totale. Ma noi mettiamo in pausa, va? Noi alle linee qua. Facciamo fare questa, poi. Dobbiamo far andare di là, quindi 3, questa. Va bene, Totò, ci vediamo. Grazie per essere passato. Ne hai fin troppi di spiccioli, guarda. Qui. Qui. Torniamo indietro. Perfetto. Ultra bus, bus collegamento. Wellingshof. Vai, Totò? Oh cazzo, S20 va via. Ho bisogno di Totò ora io. Mettiamoci questo, il Kappa City. Oppure questo. No, ci mettiamo un semplice autobus così. Integro. Esatto, l'integro ci mettiamo. Quelli là lunghi così non sono comodi nelle strade di città. Mettiamo questi qua. Abbastanza coperta la città qua, non molto, eh. Qua giù proprio zero. Qua sopra tanto. Qui niente. C'è da mettere più linee di autobus, ma poi dopo c'è troppo traffico.
traffico che c'è qua, mamma mia. Mamma mia. Quanto traffico. Cazzo di camion che traffico c'è qui, no? Che fa che funzionino pure le linee piccoline queste qua. Questi piccoli bus da vetta funzionano, no? Connector arrivano, ma con 15 posti. Perfetto. Però senti questo rumore, ma è una stampante. Perfetto. Guarda che traffico c'è.
115, 115, questo qua è pieno. A posto. Vabbè, comunque io direi che per oggi possiamo concludere qui l'episodio. Diciamo che abbiamo fatto abbastanza, un'ora e mezza abbiamo fatto abbastanza, diciamo, quindi vabbè, dunque sto io di ringrazio di essere stati qui con me. Io salvo. Perfetto. Bene. Vi ringrazio tanto per essere stati qui con me. Io adesso ho concluso qui l'episodio. Vi ricordo di fare. Comunque, prossimamente ci saranno altre live sempre su Transport Fever. E poi anche su GTA. Bisogna vedere sempre prossimamente in base alle mie disponibilità di tempo. Poi se c'ho tempo, se c'ho voglia. Sì, dipende sempre da tutto. Sì, siamo 1:26. Io vi ringrazio tanto per essere stati con me. Vi ricordo di fare punto esclamativo comandi, per vedere i comandi. Punto esclamativo Discord per entrare nel mio Discord, server, il mio server Discord. Punto esclamativo YT per vedere le repliche di tutte le live, se avete voglia. Se volete seguirvi la serie anche su YouTube, magari però arriverà un po' più in ritardo. Detto ciò, io vi lascio su quello che sto facendo GTA, quindi vi lascio da Black Wolf, perché oggi lasciamo, vi lascio da Black Wolf. Se volete continuare a guardare GTA, potete lì. Sì, aspetta un attimo che sto facendo un attimo Lost, ok. Vabbè ragazzi, vi lascio da Black Wolf, mi raccomando, e ci vediamo un'altra live. Cos'è successo?